Da che mondo è mondo siamo abituati a conoscere le automobili nuove ai saloni oppure da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19 nel corso di eventi virtuali che sono comunque a loro dedicati. Non capita tutti i giorni che le case automobilistiche decidano di farle vedere a una conferenza annuale di bilancio e il fatto che la BMW abbia fatto questa scelta sulla i4 la dice lunga su quanto l'elettrico sia diventato strategico per le case automobilistiche. Noi adesso la i4 siamo venuti a guidarla in anteprima a Maisach alla BMW Driving Academy e adesso vi raccontiamo tutto su come va in pista. Iniziamo subito con il dire di cosa si tratta. La i4 è il terzo modello elettrico di nuova generazione della BMW, dopo la iX e la iX3. E con la sua carrozzeria da coupé a quattro porte rappresenta di fatto il primo tentativo a zero emissioni della casa nel terreno che le è storicamente più congeniale, quello delle tre volumi sportive. La i4 monterà una batteria da 81,5 kWh di capacità netta e sarà offerta in due versioni. La prima è la iDrive 40 da 340 cavalli e 430 Nm, con trazione posteriore, 0-100 sotto i 6 secondi e autonomia WLTP di 590 km. Ma la notizia vera è rappresentata dalla M-Performance, con 544 cavalli, 795 Nm e trazione integrale. E già nella versione di preserie che ho guidato, va fortissimo. La BMW i4 M50 è la prima M completamente elettrica. La macchina che sto guidando è ancora camuffata, ma già mi fa capire che in questa versione semi-definitiva si avvicina a degli oggetti dotati di un motore 6 cilindri a benzina, anzi da un punto di vista di prestazioni promette qualcosa di ancora più pauroso, perché qui siamo su uno 0-100 sotto i 4 secondi e in presenza di un handling veramente impressionante. Vi dico un dato su tutti: il baricentro di questa macchina è 53 mm più basso di quello di una serie 3 e questo significa un comportamento su pista assolutamente esemplare. Nonostante la trazione integrale, qui l'impostazione favorisce, soprattutto nella modalità Sport Boost, il sovrasterzo. Ma la i4 M50 non è una nemica da controllare, è un'alleata che mette le ruote esattamente dove vuoi tu. E parlando di sterzo, la cosa che mi piace di più qui è la reattività e la precisione, che sono assolutamente all'altezza della tradizione BMW. La i4 arriverà in Italia già quest'anno. Inizialmente la BMW prevedeva di avviarne la produzione a Monaco tra novembre e dicembre, con le prime consegne a inizio 2022. Ma poi mi hanno spiegato che è stato deciso di anticipare i tempi di circa 3 mesi. Questo significa che l'impianto inizierà ad assemblare le prime scocche di serie subito dopo la pausa estiva e che il debutto in concessionaria avverrà tra ottobre e novembre. Sono rimasto veramente molto positivamente impressionato da il livello di prestazioni di questa i4 e dalla facilità con cui si ottengono. Prima eravamo su strada con una pace car, una M2, con i test driver della BMW e la neutralità e il bilanciamento di questa macchina mi hanno stupito e mi hanno consentito di seguire, direi quasi facilmente, la pace car, che non era assolutamente un fatto scontato. Ma quanto conterà l'elettrico per la BMW? La rilevanza delle vetture a zero emissioni è stata quantificata con esattezza dal gruppo bavarese, il cui obiettivo è quello di ottenere dalle auto a batteria almeno il 50% delle vendite mondiali entro il 2030. Per raggiungerlo, l'azienda lancerà un'offensiva di prodotto che la porterà già entro il 2023 ad avere almeno un modello completamente elettrico nel 90% dei segmenti di mercato che occupa.
i 4 e i 4M50 sono solo l'inizio.